Oggi video haul e ve l'avevo già annunciato ieri nel video di ieri e oggi appunto video haul di prodotti beauty, make up, insomma beauty. E infatti ho qui il mitico sacchettino di Sephora. Poi ho acquistato abbigliamento pochi giorni prima dei saldi da Tellyway, ovviamente, ma io proprio non ci pensavo assolutamente ai saldi, non ci penso mai, e quindi insomma ho acquistato, vabbè, a prezzo pieno. E poi ho comprato un nuovo tipo di colori per imparare magari nuove tecniche per colorare e niente, quindi iniziamo. Inizio dal sacchettino di Sephora perché è quello che ho qui a portata di mano. Dunque, non mi ricordo neanche cosa ho preso. Allora sì, ho preso il tonico, ho preso questo tonico di Pixi che è molto famosa come marca, l'ho vista un po' ovunque, anche su Instagram, su YouTube, insomma, è famosa. Ho preso il tonico quello classico, il Glow Tonic, che serve appunto a illuminare la pelle, perché io praticamente ho deciso di iniziare proprio una routine completa per il viso da fare la mattina e la sera. Quindi dopo la detersione applico sempre il tonico, il siero e poi la crema, perché avevo visto che nonostante io applicassi comunque sempre la crema idratante, che nonostante applicassi anche maschere, la mia pelle era comunque molto secca e infatti mi comparivano quelle fastidiosissime, bruttissime pellicine quando applicavo il fondotinta. Da che ho questa routine il problema è risolto e quindi alla fine è anche una sensazione piacevole quella di sentire comunque la pelle pulita, ma anche, non lo so, molto più nutrita. Quindi ho deciso di utilizzare questo, ma come vedete insomma sono proprio agli inizi perché l'ho consumato veramente pochissimo, però devo dire che almeno questo comunque mi piace perché mi dà subito quella sensazione di freschezza e soprattutto la mattina mi aiuta molto a svegliarmi. Poi ho trovato un affare perché mi serviva di fare rifornimento di illuminante e io utilizzo l'illuminante, quello in gocce, comunque quello liquido, da mischiare al fondotinta. Ho trovato questo di Marc Jacobs che era super scontato. Ora io non ricordo bene quanto l'ho pagato, ma c'era veramente un super sconto, ma tipo anche del 50%, forse più. Cioè tipo, credo che io l'abbia pagato sui 13-15 euro e costasse 33 euro, una cosa del genere. E quindi non me lo sono fatto scappare. E questo è praticamente il Dew Drops e contiene, mi attirava molto perché è un illuminante che contiene cocco, gel di cocco, e quindi questa cosa mi attirava anche perché poi è comunque limited edition. Questo quindi è un instant highlight rose gold glow e coconut delight, quindi a me questa cosa proprio attirava tantissimo per il fatto del cocco, e io appunto tra le due colorazioni ho preferito questa più rosata. E questo è il packaging, cioè è, io non avevo mai avuto prodotti di Marc Jacobs, questo quindi per me è il primo e io già lo stra-adoro, e ha l'erogatore così a pompettina, quindi è tutto rose gold, cioè questo è bellissimo, è molto pesante e non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarlo, anche se prima devo finire quello che ho. Poi ho preso uno struccante perché ho sempre paura di rimanere senza struccanti e ho voluto prendere questo di Dior che è l'Hydra Life, è l'acqua micellare che, di cui appunto dice che non servirebbe nemmeno il risciacquo. Oh bene, questa non l'avevo ancora nemmeno aperta, si abbina perfettamente anche all'illuminante, cioè l'acqua micellare rosa io non ce l'avevo mai avuta, è veramente bellissima. E queste sono 200 ml, quindi anche una bella quantità. Come si apre? Ah, ok. Ah, ho capito, è di quelle che ci si appiccica sopra il dischetto e te lo bagna. Bello anche l'applicatore, insomma. Comunque,
bella. Io sui prodotti questi, tipo dello struccaggio, comunque anche della detersione, mi piace comunque spenderci un po' più di soldi, perché non lo so, mi dà l'impressione che siano comunque prodotti migliori e comunque non troppo aggressivi. Poi ho voluto prendere un contorno occhi e mi ha attirato questo di questa marca Face V, che è il Fast Anti Dark Circles Eye Cream. Mi attirava appunto questo fatto che fosse proprio specifico per le occhiaie scure, e quindi non lo so, ho preso questo che ha un packaging bruttissimo, però forse proprio per questo è efficace, sembra quasi appunto una medicina, e quindi niente, vediamo un po' se funzionerà, aspettiamo di finirlo e ve lo dirò quando farò il video dei prodotti finiti. Poi ho preso la mia prima Tangle Tease, perché praticamente adesso, avendo i capelli così corti, voi direte che ci fai con la spazzola? Non è vero, li pettino sempre, ma soprattutto ho necessità di pettinarli perché io porto sempre il cappuccio, quindi quando lo tolgo è un dramma. Una spazzolata e via, e mi si sistemano. E adesso porto praticamente una spazzola in borsa, ma sinceramente la spazzola in borsa è alquanto brutta, e quindi mi sono detta va bene, ok, prendo la Tangle Tease, che non ce l'avevo mai avuta, e quindi ho preso proprio questa qui classica, e niente, sto sentendo che ha anche i dentini molto morbidi, quindi forse anche per questo che è tanto famosa, è delicata, insomma è carina, c'è anche la bandierina dentro inglese. Niente, volevo avere anch'io questo prodotto, insomma, ecco qua. Ah, poi dentro all'ordine di Sephora non c'erano campioncini stavolta, però mi ci hanno messo questo segnalibro che c'è scritto per leggere in bellezza, qui ha la linguetta per attaccarlo sulla pagina, e quindi niente, mi è sembrato troppo carino, e quindi niente, vabbè, ve lo faccio vedere. Poi da ultimo ho preso un correttore aranciato e ho voluto di prendere il Boeing di Benefit, e ho preso proprio quello più scuro che c'era, vediamo com'è. Oddio, il packaging è bellissimo perché è proprio fatto a forma di gomma da cancellare, e mi sembra che l'avessi già utilizzato una volta, anche se questo packaging però non me lo ricordo, ora tanto lo distruggo, vabbè. Comunque è proprio high coverage, questo è uno dei fondotinta credo migliori che, vabbè, lo rompo sulla faccia della terra, ed è questo il Boeing, io ho preso il numero 6, che è praticamente proprio sì, quello più che dire aranciato, vabbè è un eufemismo, è proprio marrone, quindi questo mi durerà credo una vita, perché veramente ce lo metterò una puntina, però sì, il correttore così comunque aranciato, ora questo forse è troppo scuro, vediamo un po' che succederà, mi aiuta molto. E questo è tutto l'acquisto fatto da Sephora. Poi ho voluto comprare i gessetti, non lo piego più di così perché altrimenti mi si spargono ovunque. Ho preso su Amazon tutta questa praticamente serie di gessetti, qui ce ne sono due più grandi, nero e bianco, poi per il resto ci sono tutti questi colori, sono praticamente 64, perché voglio iniziare a provare a creare appunto nuovi disegni con nuove tecniche, nuovi strumenti, e quindi i gessetti mi attiravano soprattutto perché sono curiosissima di colorare, di imparare a colorare sulla carta nera, perché secondo me i disegni fatti sulla carta nera sono molto particolari, e quindi voglio iniziare. Per il momento ho fatto solo un esperimento e insomma poteva riuscire meglio, però vabbè, sto imparando. E adesso vi porto in camera, dove proviamo insieme tutte le cosine che ho preso da Teleway. Ho provato oggi solamente questo cardigan, che poi ora vi faccio vedere, ma per il resto proveremo tutto insieme. Questo cardigan perché io praticamente non avevo cardigan, e avendo però molti, insomma alcuni leggings,
mi sono detta, i cardigan ci vogliono. Quindi oggi ho provato questo e mi piace tantissimo. Allora, come vedete, la lunghezza è comunque fino a quasi il ginocchio, quindi copre parecchio. E non ha bottoni, non ha tasche, è proprio semplicissimo, però è particolare. Allora, innanzitutto, vabbè, ha comunque qui questo bordo che comunque è un po' pesante e quindi lo tiene anche abbastanza comunque chiuso, quindi insomma è pratico, è carino. Ma la particolarità di avere tutte queste perline che lo rendono luminoso, ma non solo, spero si veda, perché oltre alla classica lana, comunque tipo lana, insomma, perché tutto sintetico, nera, ha anche altri fili mischiati un po' riflettenti, quindi gli dà veramente un tocco molto molto particolare. Quindi sono veramente molto contenta di questo acquisto e devo dire che è anche caldo e in questi giorni ci vogliono dei capi caldi. Ora magari con questa camicia non è proprio il massimo, però vabbè, ora sono vestita così e resto così. Poi ho preso quest'altro che è praticamente identico all'altro come modello, perché arriva alla stessa lunghezza e anche questo ha qui il bordino insomma così verticale, però questo ha la particolarità di avere comunque tutti questi filamenti sbrilluccicanti solo in questa parte qui e da qui in giù, perché infatti è bicolor, come si può vedere, spero si veda, è bicolor e mi è piaciuto molto questo colore così delicato, che comunque è facilmente abbinabile, per cui appunto non è un colore strano, particolare, e comunque secondo me anche questo è carino e sento che comunque anche questo è caldo come l'altro, nonostante sia di una lavorazione un pochino più larga e sia anche più leggero addosso, però anche questo insomma mi piace. Poi ho voluto prendere questa gonna e questo maglioncino da abbinarci insieme. Allora, il maglioncino secondo me va comunque messo dentro come si usa fare adesso, più o meno credo così, sì, diciamo, o forse se tipo anche rigirato un pochino sotto, insomma, poi vedrò, comunque già così forse già è meglio. Comunque ho preso questa gonna che è molto molto elasticizzata, ora lo tiro fuori così faccio vedere, ha praticamente l'elastico dietro che comunque la rende molto adattabile, diciamo, al corpo. I bottoni sono finti, però mi piacciono, io non avevo la gonna con i bottoni così e mi piacciono molto, e ha la cerniera qui, quindi si mette come una gonna normale, quindi i bottoni sono finti. Mi è piaciuta moltissimo, diciamo, la fantasia, quindi questo abbinamento di colori, perché aveva questo tocco di violetto, di rosino, insomma mi piaceva molto, e quindi ho pensato di abbinarci sopra questo maglioncino che poi è uguale un po' al cardigan che vi ho fatto vedere prima, perché comunque è rosino con tutti questi cosini sbrilluccicanti, è comunque corto, quindi secondo me questo abbinamento è carino, devo solo capire come metterlo per farlo stare bene. Comunque secondo me questo abbinamento è carino, che poi ci sta carino anche con questa gonna. Ho preso anche quest'altro maglioncino che è molto particolare. Allora, questo ha di positivo che ha qui la parte un pochino più stretta, quindi più elastica, quindi non è largo come l'altro, e ha la parte stretta, quindi anche bella alta qui sui polsini, quindi ha queste maniche un pochino più larghe. Ha il collo alto, che a me non dispiace per niente, e poi ha la particolarità di avere i bottoni qui sulle spalle, che poi sono bottoni marroni che riprendono anche la gonna, quindi secondo me questo golfino sta bene anche con questa gonna. Poi magari fatemi sapere voi se ci sta bene, ma secondo me sì.
E quindi questi sono tutti i miei acquisti di gennaio, che è appena iniziato e io già ho acquistato, però sì, avevo comunque bisogno di cose e niente, fatemi sapere insomma se vi piacciono le mie cose, insomma fatemi sapere qualcosa. E vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti, quindi anche di attivare la campanella, ma tanto ormai lo sapete, e di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e trovate tutto sotto nell'info box. Vi aspetto su Instagram perché lì ci condivido praticamente foto quasi tutti i giorni e anche tutte le mie belle creazioni di disegni. Lo dico da sola che sono carini, ma anche se non è vero, però vabbè, non fa niente. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!